Il Villa ospita l'Alba Adriatica nel turno infrasettimanale del campionato di eccellenza. Squalificato il mister dei locali, Vitale, in panchina al suo posto il suo vice Di Clemente per cercare la prima vittoria stagionale. Gli ospiti, freschi di successo domenica scorsa, cercano invece punti importanti per continuare la loro striscia positiva. I locali partono forte e reclamano sin da subito per un contatto in aria su Giuseppe Paravati. Per Battistini di Lanciano però è tutto regolare. Due giri di lancette dopo, l'Alba Adriatica passa in vantaggio, con un bel gol di Branno, che finalizza davanti a falso dopo una ripartenza da corner del Villa. La reazione dei padroni di casa è immediata ed ancora Paravati spaventa l'estremo ospite su punizione. È solo il palo, stavolta, a salvare l'Alba Adriatica. Il match è vivo ed entrambe le squadre arrivano a concludere, ma mancano di precisione, ed intorno alla mezz'ora si concretizzano le occasioni più grandi del Villa. In serie, Paravati conclude fuori, poi l'altro Paravati, Alessandro, manda alto, quindi una carambola di deviazioni fa finire la sfera sul palo dell'Alba Adriatica su percussione locale dalla destra. Ancora una chance da calcio piazzato per il Villa, quindi il signor Battistini decreta la fine del primo tempo. Nella ripresa l'Alba scende in campo più aggressiva e reclama subito per un possibile rigore in area del Villa. Per l'arbitro è però fallo in attacco. È il preludio al raddoppio che arriva su respinta corta del portiere falso sui piedi del subentrato Neri. Lo 0-2 abbatte definitivamente il Villa, che rischia di prendere anche il terzo gol al 19°. Apprensione poi per uno scontro tra le teste di Fabrizi e Piccozzi, quindi falso deve volare sull'ennesimo assalto ospite da corner. Ultima occasione per i padroni di casa con la conclusione altissima di Alessandro Paravati, quindi per Battistini di Lanciano è davvero tutto. Al 90°, l'Alba passa 0-2 a Francavilla e si lancia in piena zona playoff. Gli uomini di Vitale, invece, ora sono ultimi ed in zona retrocessione diretta. Allora, con il vice allenatore del Villa, Di Clemente, oggi in panchina al posto di mister Vitale. Mister, che cosa non è andato oggi dopo un buon primo tempo? La ripresa, insomma, non è stata altrettanto positiva. E purtroppo ci ritroviamo sempre a commentare le stesse cose. Abbiamo preso gol su una nostra disattenzione, su un calcio d'angolo, una ripartenza e siamo andati sotto, forse nell'unica loro occasione, tra l'altro. Poi non è mai facile quando si è sotto a recuperare la partita, poi il secondo tempo abbiamo preso il secondo gol e quindi poi con una squadra soprattutto di giovani come la nostra non è facile recuperare. La squadra dà l'impressione di costruire molto, manca però l'incisività giusta sotto porta. Sì, purtroppo sì, alla fine giochiamo, la maggior parte delle partite che abbiamo fatto, anche dove non abbiamo raccolto punti, è stata un po' sempre la stessa musica, giochiamo, non riusciamo tanto a concretizzare, però vabbè, ci può anche stare, ripeto, questo è un progetto di una squadra giovane, quindi vediamo una squadra che sta facendo sempre dei passi avanti, giornata dopo giornata, purtroppo quando quei risultati non arrivano non è facile, soprattutto a livello psicologico. Però comunque non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, mollare, e abbiamo già la testa domenica per la prossima partita. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie. Con il capitano dell'Alba Adriatica, Mattia Fabrizi. Mattia, una bellissima partita da parte vostra, avete saputo colpire nel primo tempo, poi tenere e poi colpire di nuovo nella ripresa. Sì, dai, diciamo che abbiamo fatto una partita a due facce secondo me. Primo tempo eravamo partiti all'inizio un po' bene, poi dopo il gol forse ci siamo spaventati che potevano subito essere recuperati. Loro sicuramente sapevamo che era una squadra che non c'entrano niente quei due punti in classifica che hanno. E dopo il secondo tempo invece ci siamo svegliati, abbiamo aggredito la partita e siamo riusciti a raddoppiare. La classifica si fa interessante? La classifica si fa interessante, però come ho detto negli spogliatoi siamo all'ottava giornata. E ne mancano altre 26, quindi può succedere ancora di tutto. E oggi festeggiamo e da domani pensiamo all'Aquila. Grazie mille.